i 400 anni di un monumento così importante come il Teatro Farnese arrivano e si verificano soltanto una volta ogni 400 anni. Di conseguenza noi non potevamo non festeggiarli in maniera degna e per questo abbiamo convocato a raccolta attorno a questo incredibile manufatto tutte le scene artistiche, teatrali e musicali di Parma per fare una sorta di festival annuale che girerà attorno appunto alla storia, all'identità artistica e anche agli stimoli che da un luogo come questo, che è il punto di nascita del teatro moderno europeo, possono ovviamente essere sollecitati. E tu? Io, sì. Cosa faresti tu se fossi il re? Ad aprire le danze sarà Lenz con uno spettacolo che è l'inizio di una trilogia che è stata pensata assieme, e cioè il grande teatro del mondo di Calderon della Barca, per il semplice fatto che ovviamente il termine teatro e il fatto che questo spettacolo giri attorno alla teatralità nella sua essenza più assoluta negli stessi decenni in cui si andava costruendo il Farnese. Ma era come dire, ne faceva uno spettacolo di lezione, ma anche perché in fondo Calderon della Barca nel suo intellettualismo è anche molto vicino agli esperimenti intellettualistici che portarono anche alla nascita dei musei. Quindi è un modo per mettere assieme cultura teatrale e collezionismo esattamente come avviene strutturalmente in Pilotta. Il progetto teatrale scaturisce dall'idea che il complesso monumentale della Pilotta sia un corpo, quindi un corpo con diverse membra, con diverse zone, alcune più, no, interiori, con i suoi luoghi oscuri e alcune più evidenti, più apparenti come un volto. Ecco, se dovessi dire che cos'è la platea del Teatro Farnese, è un grande volto, a volte anche enigmatico, a volte che si sottrae all'interpretazione, ma sicuramente il complesso stesso è un corpo, quindi l'abbiamo davvero pensato come un abbraccio che a volte è stretto, che è non solo un abbraccio affettuoso, ma un abbraccio anche violento. Forse questo grande teatro nel mondo, che proprio attraversa la galleria neoclassica come una sorta di premonizione, in realtà postuma, no? L'idea che quello che non ancora c'era sarà, ecco, come proprio nella costruzione dei ruoli dei personaggi. Qualcosa che prima dell'appartenere a un'identità. Ecco, questo spazio ci permette anche questo, di istituire zone di svelamento. Il Grande Teatro del Mondo è un testo originale di Calderón de la Barca che abbiamo restituito sul piano del reale, cioè quella che è forse l'opera allegorica per eccellenza, dove non sono nominati personaggi, ma sono come delle funzioni assolute: il ricco, il povero, la bellezza, il contadino, che nel Seicento appunto venivano come a citare una mancanza di identità dell'interprete sociale, per questo era così anche potente e violento il testo. Ecco, noi abbiamo cercato di riassorbirlo nel nostro presente, nel presente soprattutto nell'autenticità e nella verità degli attori sensibili che compongono ormai da anni il nostro ensemble artistico. Insieme a loro, come sempre, la compagnia è molto ampia e variegata, come dice Calderon, e infatti ci sono anche sei clavicembalisti meravigliosi che ci seguono nel percorso, e insieme appunto ai nostri attori, per forme e parti diverse, incrociamo quella che è la necessità irrinunciabile di Lenz, che è quella di farsi attraversare, farsi trafiggere dal corpo autentico dell'artista sensibile, corpo-mente, e in questo senso il testo, che è sì originale, viene appunto rimiscelato dalle funzioni intellettive differenti, viene riprodotto in sonorità più laceranti di quelle di Calderon, sicuramente più penetranti. E in questo c'è la fortissima coincidenza tra il nostro mondo interiore, a volte così spento, e questo mondo interiore che, come dice Calderon, no, luccica di ombre. Questa luce ombra tipica del barocco e della piega barocca viene, credo, restituita in questo spazio che magnifica la potenza del sensibile, che la rende monumento.
L'impianto scenico, il dispositivo complessivo del Grande Teatro del Mondo si ispira allo stile seicentesco dell'architettura spagnola, mettendo insieme sobrietà, apparente povertà e l'enormità, il potere, l'assoluto dell'architettura tipica di quel periodo, pensando anche che lo scalone attraverso il quale accediamo al Teatro Farnese fu realmente ispirato all'Escorial, quindi all'ingresso dell'impero. Ecco, quest'idea di costruzione povera e imperiale, mettere insieme in antitesi, un ossimoro, è quello che abbiamo cercato di fare anche lì, una riproduzione, una copia del passato, come nel 800 si riproducevano le grandi opere. Abbiamo cercato però di riprodurre miniaturizzando, essenzializzando, pensando che nel 1618, quando apre il Farnese, ci sono questa schiera di cavalli che avevano occupato tutta la platea. Noi abbiamo occupato la platea con questi piccoli invece cavalli di legno, queste miniature non infantili, ma che proprio quello che ci rimane come un eco del passato. Ecco, questa transizione dal passato remoto a un passato imminente, che dà anche il titolo appunto a tutto il progetto.